Eccoci qui, ancora non è finita, mancano 3 minuti di 4 del recupero. Inghilterra 3, Senegal a 0, direi risultato abbastanza giusto. Loro hanno giocato solo la prima mezz'ora, se giochi solo le prime mezz'ore, sinceramente meriti le perde. Comunque, erano forti questi dell'Inghilterra, stanno, vedo, abbastanza in forma, però bisognerà vedere contro altre squadre, sinceramente. Voglio vedere, però hanno ottime individualità, per esempio Phil Foden, ragazzi, due assist in questa partita, mamma mia, che giocatore. Bellingham, Toli, come cacchio si chiama, altro ottimo giocatore. Ma diciamo che in Inghilterra nel complesso è una buona squadra, secondo me pecca l'allenatore, ma ancora tengono le Toli, faranno loro sinceramente, però oggi hanno meritato le vince. Loro, il Senegal, solo la prima mezz'ora, qualche occasione con Dia, quello della Salernitana, per il resto davvero poca roba, ma il Senegal già è tanto che secondo me è arrivato agli ottavi, quindi alla fine ci sta. Inghilterra che merita ampiamente, manca un minuto. Poi c'è stata la Francia che ha vinto 3-1 contro un'altra squadra modesta, a mio modo di vedere, come la Polonia. Davvero la squadretta, la Polonia, c'ha qualche individualità, ma c'è tanto anche lì che è passata, secondo me. Davvero squadra mediocre, però la Francia, secondo me, insieme con l'Argentina, il Brasile, queste possono vincere, soprattutto la Francia, secondo me, possono vincere il mondiale. Speriamo di no, però, perché mi stanno altamente sulle palle. Speriamo che scappano, magari proprio contro, se non sbaglio, conteranno proprio l'Inghilterra, se non mi ricordo male, e quindi sarà un bel incrocio. E poi vedremo adesso. Comunque, l'Inghilterra ha ottime individualità, se messa in campo per bene le fa bene. Poi ha segnato anche Harry Kane, altro top attaccante, ma dovrei vedere per loro. Per la Polonia ha segnato Lewandowski su rigore, e poi sempre per la Francia doppietta Mbappé e gol di Giroud. Mamma mia, che giocatore Giroud, secondo me è davvero un top top top, mamma mia. Davvero top. Fatto un acquistone a mio modo di vedere, il Milan, dunque l'attaccante, secondo me anche meglio di Ibrahimovic attualmente, visto che Ibrahimovic è, secondo me, sul viale del tramonto. Comunque, finita la partita, Inghilterra batte Senegal 3-0, mamma mia, e quindi passa al turno successivo, che ai quarti. E quindi niente, abbiamo appuntamento a domani per altre partite. Ma c'è vita breve, in arrivo il nuovo telefono per fortuna. Che male, ho rotto il cazzo telefono.